Bella a tutti ragazzi, sono Bongio99 e oggi sono un nuovo video di Jetta. Oggi volevo illustrarvi su come funziona la Puck Oven e la Blast Furnace. Sono due macchinari che si fanno insieme perché, allora, la Puck Oven Brick fa il coal coke che serve per fare, quindi, per quindi far andare la Blast Furnace. Nella Blast Furnace dobbiamo mettere, per fare lo steel, dobbiamo mettere l'iron e il coal coke. Per farlo andare quindi il più veloce possibile è meglio fare il coal coke, perché se mettete il catch coal va molto lento, quindi ci impiegherete molto per fare lo steel. Il coal invece non accetto assolutamente, perché basta metterlo qui, basta mettere il coal qua e vi farà quindi il coal coke. E all'interno della coke oven avremo un tank che ci raccoglierà questo creosote oil. Con questo liquido noi potremo anche possiamo anche produrre energia attraverso il semi fluid generator. Il semi fluid generator, nel semi fluid generator possiamo mettere seed oil, naturalmente creosote oil, biomass, liquid lithium, moltissimi liquidi. E naturalmente, come noterete qua, stava producendo quell'energia. Guardate, ora faccio altro, guardate, esce il creosote oil, si riempie il semi fluid generator e produce energia. Noterete che è un po' lento, però possiamo dire una buona quantità di energia. Basta farne 6 o 7, ad esempio nel server io ne ho fatte 7 di queste collegate sempre alla Blast Furnace Brick. Ed è un impianto, un mega impianto, perché naturalmente produco sia steel che energia che quindi coke, quindi serve per fare quindi lo steel. Allora, vediamo come si fanno questi macchinari. Parto col dirvi che la Blast Furnace è multiblocco. Quindi non basterà avere solo quindi un blocco di questi, ma dovete farne 3x4, 3x4, 12, 12x3, quindi 12, 3x4, 12, 36. Quindi dovremmo farne 36 Blast Furnace Brick. Come si fanno? Allora, 4 Soul Sand agli angoli, 4 Nether Brick e un magma cream in mezzo, che si fa con la slime e la blaze messa, aspettate che l'ho mosso, magma, ok, con la blaze powder, che si fa mettendo la blaze rod nella crafting, che vi darà il blaze powder. Quindi vi ribadisco che non è multiblocco, che è multiblocco. La stessa cosa vale per la Puck Oven, perché anch'essa è multiblocco. Come si fa con 5 sand, in questo modo, e 4 brick? I brick si fanno, sono quelli vanilla, che si fanno mettendo il clay, cioè l'argilla, nella fornace. E quindi così avrete fatto la vostra Blast Furnace Brick, dove quindi potete produrre lo steel ingot che vi servirà per fare la thermal expansion, per fare quindi tutti questi macchinari. Allora, ora vi dico come craftare il semi fluid generator. Dovete fare Refined Iron Plate, quindi 5 Refined Iron Plate, 2 Electronic Circuit, un generator e un Hardened Glass. L'Hardened Glass si fa con 2 ossidiane,
Due di ossidiane più il LED, l'ossidiane polverizzato, cioè mettete l'ossidiane normale nel macerator, poi diventerà crushed obsidian, e poi metterò la cosa nel macerator e vi farà quindi il pulverized obsidian. E collegandolo quindi a un MFM SU, potete produrre quindi attraverso il, come abbiamo detto, il short coil, potete produrre quindi energia. Se volete vedere il mio mega impianto, oppure vi metterò forse una foto a fine video, dove quindi vi mostrerò il mio mega impianto che ho fatto nel server, e se volete posso anche replicarlo qui, posso anche replicarlo qui, oppure farvelo illustrarvi nel server come funziona. E che dirvi, ragazzi, alla prossima da Bon